andarlo a stampare, però tenendo sempre conto che ovviamente stampa in bianco e nero. Niente, questa la rimetto a posto per spegnerla sempre il tastino, questo qui in alto, e poi per ricaricarlo ovviamente qui bisogna collegare il cavetto USB che vi mostravo prima. Quindi questo è stato un ottimo ottimo acquisto, sono davvero molto soddisfatta di quella lì. Poi ho preso come ultimo articolo, tra virgolette, gratuito, questo qui. In pratica tutti gli articoli che costavano di più, fortunatamente, sarà stata anche una botta di bip. Fortunatamente tutti gli articoli che costavano di più, come questa qui, anche l'organizer costava, mi sembra, sui 6 euro, questo mi sembra intorno ai 20, questo se non erro intorno ai 3 euro, quello non me lo ricordo. Poi ho preso anche questo, che è in pratica un proiettore di luci, si può definire in questo modo, mi sembra di sì. In pratica anche questo ha il cavetto USB, aspettate che adesso vi mostro anche come funziona, se riesco. Prendo il suo cavetto USB che l'ho inserito all'interno di questa scatolina, e dove si collegava, che mi sono scordata, eccolo qua. Qui si mette appunto, ok. E adesso lo collego così vi mostro l'effetto. Aspettate. Rieccomi, ho spostato un po' tutto, diciamo questo è come si presenta, però l'immagine bella sono queste, appunto queste lucine. A me sinceramente rilassano tantissimo, è davvero molto bello. Aspettate che ve lo mostro anche con la luce un po' soffusa. Ed eccolo qua, questo è il risultato con la luce un po' soffusa. Vedete tutte queste lucine. Poi immaginatelo ovviamente una distesa sul letto e vedete tutte queste lucine nella camera. È carino, è rilassante. Almeno per me è rilassante, poi magari per voi sono colori troppo forti. E c'erano anche con dei colori un po' più soft, questo all'interno c'ha il rosso, il verde, il blu, e c'era anche qualcosina con le stelline, con le lune, con colori un po' meno sgargianti, ecco. Non so come inquadrarvi, ecco, magari così si nota di più. Eccomi, ho sistemato di nuovo le luci. Lo trovo davvero molto carina. Ovviamente le avevo viste anche su Amazon, che erano molto più grandi, e venivano principalmente utilizzati anche per i bambini, per i neonati, che creano questo ambiente molto carino, molto fatato, così con queste lucine, con questi giochi. Le avevo viste anche più, tra virgolette, come design di questo appunto. Come si può chiamare, proiettore di luci, l'avevo vista anche con design molto più carini, questo un po' lascia un po' a desiderare come design, però diciamo che come colori, come atmosfera è carino. Voglio prenderlo sicuramente anche su Amazon quelli fatti un po' più carini, intendo di design come esteriormente, questo non mi dà tanta, tanta fiducia, ecco, però fa il suo dovere, ecco. Però tenete conto anche che questo ha un costo irrisorio. Quelli su Amazon li ho visti anche arrivare a 25-30 euro. Questo mi sembra che costi intorno ai 3 euro. Cioè, diciamo fa il suo dovere. Per quello che costa fa il suo dovere. Quindi per me è stato approvato. Ecco, è approvato. Poi aspettate che lo posiziono qui. Per quanto riguarda l'ordine di Temu. Allora, questo era il primo, il secondo, il terzo, il quarto, questi erano i 5 articoli che ho preso proprio gratuitamente, senza pagare neanche un euro. Poi, gli altri tre prodottini che invece ho pagato sono stati questi qui. Questi sono appunto dei piedini, sempre per la macchina da cucire, che tra l'altro voglio anche mostrarvi qui sul canale se vi può interessare. Questi servono appunto per fare l'orlo e sono appunto in tre dimensioni differenti, cioè da quello più piccolo, medio e poi quello grande.
Ancora li devo testare questi, anche se ho fatto diversi lavoretti con la macchina da cucire, ma ho preferito farli manualmente in modo da avere anche un po' di praticità nel lavorare anche senza questi piedini, ma farlo tutto manualmente con le mani e poi prendere le misure con il righello, stirare e poi ovviamente tornare in macchina per poter fare poi l'orlo. Quindi certo è molto più lungo, molto più faticato invece del piedino specifico, ecco. Però li ho voluti prendere che poi più là ovviamente li testerò e se vi interessa ovviamente vi dirò anche come mi trovo. Questo è il primo articolo che ho pagato, che sinceramente non mi ricordo neanche il prezzo perché, ripeto, sto ordine l'ho fatto un bel po' di tempo fa, però prometto che metterò tutti i link giù sotto, li andrò a cercare singolarmente e vi metterò tutti i link sotto. Poi ho scelto anche questo è un altro prodotto che ho acquistato. In pratica questa sono esattamente credo 5 metri di elastico da 3 mm che mi serviva da inserire all'interno di lavorazioni. Sempre ovviamente con la macchina da cucire mi serviva questo elastico per fare dei piccoli aggiusti. È solo che dovrò prendere un po' più grande perché da 3 mm è un po' troppo piccolo per quello che voglio realizzare e quindi al momento questo me lo tengo qui. Servirà sempre prima o poi. Io acquisto le cosine e poi piano piano trovo l'utilizzo per queste cose. Poi, questo è l'ultimo prodottino che ho acquistato, questo per Ninetta, e in pratica serve per tagliare le unghiette ai cani o ai gatti. E questo anche, diciamo, questo affarino qui che vi consente di non andare oltre e tagliare ovviamente l'unghia troppo corta. Io principalmente l'ho preso per gli speroni, perché le unghiette, come voi con le passeggiate, sono corte, ma quella degli speroni che è posta qui in alto dove appunto non va a contatto con l'asfalto e con terra e quant'altro, devo per forza tagliarle perché crescono a dismisura quelle unghiette lì e quindi ho preso questo qua di Ninetta. No, già andiamo sempre dal veterinario, però almeno per le unghiette faccio da sola e ovviamente sempre rosa, l'immancabile rosa. E questo era il primo ordine di Temu, quindi con gli 8 prodottini, sia quelli pagati e quelli che sono passati gratuitamente, tra virgolette. Poi ho preso sempre da Temu, con un altro ordinino, queste che sono appunto delle bobine di poliestere in queste bellissime colorazioni. Perché avevo preso già un set su Amazon, che ve lo mostro anche, visto che vi mostro questi. Ho preso anche questi qui da Amazon. Questi sono della Gutterman e sono 100% riciclato poliestere e mi sono trovata benissimo. Infatti, come vedete qui ne mancano due. Uno è sulla macchina da cucire che mi sembra che è una sorta di bianco, invece l'altro che è una sorta di celestino l'ho terminato. È un celestino un po' più scuretto di questo. E mi sono trovata benissimo con questi qui. Infatti, tra l'altro, questo l'avevo ordinato con Prime e il giorno dopo già erano appunto nelle mie mani. Amazon è sempre una garanzia per quanto riguarda la spedizione, con Prime è proprio immediata. E volevo anche di questi qui della Gutterman di colori un po' più rosa, ovviamente. Non li ho trovati e quindi li ho visti su Temu. Questi mi sembrano che costavano intorno ai 2 euro e tutti e 6. E alla fine ho preso questi. Ancora li devo testare, poi li testerò e vi saprò dire. Questo è stupendo come colore, una sorta di viola, molto molto belli. Quindi questo Temu e questo invece Amazon. Poi, vabbè, me li metto qua. Poi sempre da Temu. Ho preso queste sempre per il cucito creativo. Ho preso queste qui, queste sorte di pinzette, davvero molto resistenti perché sono davvero molto resistenti.
sono un bel po' all'interno del pacchetto e mi servono proprio appunto per aiutarmi quando magari devo fare un orlo, una piega e per pinzare i due tessuti e appunto invece di utilizzare magari gli spillini che possono lasciare i buchetti, ho pensato a queste pinzette che sono davvero molto molto resistenti, quindi sono davvero utili. E niente, ho preso questo pacchettino, credo che ne prenderò anche altre di queste qui che mi sono trovata bene. Poi siamo quasi addirittura d'arrivo, ho altri pochi prodottini da mostrarvi. Vi mostro quello di un altro di Amazon, che è questo qui, che è questo contenitore. Io già ovviamente ho messo i miei rossettini, un contenitore in plexiglass, tutto sfaccettato, davvero molto bello. Questo l'ho pagato pochissimo, tipo 2 euro. No, mi sembra che questo addirittura l'ho preso gratuito. Aspettate che guardo un attimo da Amazon, 2 secondi. Sì, ho controllato, questo effettivamente mi è arrivato gratuito da Amazon. E il costo iniziale era di 9,90, non 2-3 euro, perdonatemi. Ve lo mostro anche qui. Vi mostro proprio il riepilogo d'ordine. Sopra ci sono i miei dati, va bene, vedete 9,90, costi di spedizione 0, totale ordine 0 euro, quindi non l'avevo proprio pagato questo qui, c'era questa offerta lampo di alcuni prodotti ed ero riuscita a prenderlo appunto gratuito, senza pagare neanche un centesimo, ed è davvero molto bello, è ben fatto, cioè davvero bellissimo. Io poi dentro ho messo tutti i miei rossettini che metto al momento ed è davvero davvero carissimo. Scusate i vari rumori. Niente, è anche bello anche esteticamente da vedere. Poi avevo preso da AliExpress questa invece, che mi serviva appunto sempre per il cucito creativo, per prendere le mie misure per quando devo fare un orlo o altro. Devo prendere anche quella lì rettangolare oltre a questa quadrata. Poi sempre da Ali avevo preso anche questo qui, che è appunto uno stencil di un quarto di mandala, e volevo appunto decorarlo, realizzarlo appunto sulla parete della mia camera, ma poi mi sono bloccata con la schiena e non sono più andata avanti con i lavori, quindi mi manca la mia camera e il salone da pitturare, e lo farò ovviamente quando mi riprendo del tutto. Quindi ovviamente li farò quando mi riprendo del tutto e continuerò i lavori. E voglio realizzare sempre un colore sulla parete, cioè in pratica dipingere una sola parete di un colore abbastanza vivace. Indovinate quale colore? Ma ovviamente il rosa. E voglio realizzare appunto questa parete rosa, poi voglio fare tipo una spugnatura con il bianco e poi andare a realizzare tutti questi mandala colorati. Ovviamente io adesso qui ho soltanto un quarto, poi penso di realizzare principalmente gli angoli della parete con questi mandala, oppure andare a realizzare una cornicetta ulteriore alle cornici che poi ospiteranno all'interno le foto, cioè tipo realizzare questa sul muro e poi la cornice sopra. Non lo so, devo un attimo ancora pensare, valutare come sviluppare il tutto, però principalmente l'idea di base è questa. Quindi questo stencil. E poi altri due prodotti, poi ho smesso, non ci sono più prodotti al momento. Ah, poi ho fatto un ordine da Gamax, ma quello riguardante gli smalti semipermanenti farò un altro video e se riesco lo registro dopo aver terminato questo qui, così almeno ho 2 video da editare e ve li posto sul canale se siete interessati, guardate, se no altrimenti ciao e ci fate caso. Tagliamo questi. Allora, gli ultimi prodotti che ho preso sono di AliExpress, quindi questo è un unboxing di Temu, Amazon, AliExpress e basta. Sì, Temu, Amazon, AliExpress e poi basta. Comunque, ho preso queste due fustelline, davvero molto carine, di 2 scatoline differenti. Questa è un po' più alta, ovviamente questo è il lato della scatolina, quindi questa qui è appunto la dimensione della scatolina, ed è davvero molto carina questa una volta
assemblata e quindi non vedo l'ora di realizzarla. Infatti sta ancora impacchettata, ancora non la testo. E poi quest'altra, sempre un'altra scatolina, questa ha una dimensione molto più piccola, come vedete questa diciamo è la base della scatolina, rispetto a questa è molto più piccina, e questa la pensavo per, che ne so, per degli orecchini a perno, degli anelli, una collanina, perché no, perché mettere la collanina qui e poi dopo sul retro mettere il resto della catenina. Appunto come scatolina, come packaging, davvero molto carina anche questa, ben fatta. Immaginatevi appunto tutti questi bordi un po' in questo modo, tipo ondulati. E niente, ancora questa, ancora non la testo, come vedete è ancora bella sigillata e quindi la testerò appena un po' di tempo. Non dico quando, perché poi mi comprometto da sola, perché poi mi do delle tempistiche che non rispetto da sola, quindi quando avrò tempo testerò queste due, come ovviamente testerò gli altri prodotti che ancora devo aprire. Niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho acquistato in questo periodo. Ci manca ovviamente la macchina da cucire e l'ordine appunto di Gamax, come vi dicevo qualche secondo fa. E niente, poi... Ah no, l'ultimo... Manca l'ultimo prodotto, aspettate che ve lo mostro. Allora, questo è stato un acquisto un po' fake, nel senso che avevo visto questa influencer che sponsorizzava degli orecchini davvero molto belli, non è che li sponsorizzava, li avevo acquistati da Bottega Veneta. Ho visto appunto il prezzo di quegli orecchini e non me lo posso permettere neanche fra 2-3 vite perché quel paio di orecchini costava tipo 950 euro, giù di lì, un euro in meno, un euro in più, comunque costavano troppo per il mio di budget, per gli orecchini dico. Magari per un'altra cosa uno già li spende pure, però per un paio di orecchini non andrei mai a spendere tutti quei soldi, soprattutto di questa forma particolare, perché sono degli orecchini con una forma molto particolare, sono delle goccione giganti, non so se l'avete visti mai indosso a qualche modella. Anche la moglie di Justin Bieber, Hailey, si chiama Hailey? Hailey Bieber, una cosa del genere. Comunque è stata lei a lanciare questa moda di questi orecchini giganti. Dopo che li ha indossati lei sono andati virali ovunque e quindi tutte le influencer, anche italiane e non, hanno indosso questi orecchini. Nel frattempo ci sono io lì che sono tutta nera, salve, e c'è un coso nero qui dentro, pensavo che fosse una macchina, invece sono io. Comunque tutte le influencer in pratica si sono impazziti per questi orecchini, ho detto vabbè, provo a prenderli anche io. Prima sono andata a vedere quanto costavano quelli originali e ho detto no, basta, non fanno per me. E poi sono andata su AliExpress dà tante soddisfazioni su questo sulle cose fake. Comunque ho preso questi orecchini così, cioè non lo so, assomigliano, non so se avete presente quelle patatine che mangiavo da piccolina, perché adesso non posso più, che contengono lattosio, quelle patatine che sono fatte di formaggio, che hanno quella forma un po' incurvata, non so come si chiamano, comunque assomigliano un po' a quelle, non so, delle gocce di rugiada, non lo so, visti così sono anche carini, ma alle mie orecchie non lo so, non me li vedo tanto. Magari con dei capelli un po' più corti, magari, non lo so, un orecchino del genere così grande sul mio viso magari stanno bene con i capelli corti. Adesso sembro tipo l'Immacolata, cioè i capelli lunghissimi, le punte poi sono diventate, non sono più viola dei miei capelli, sono diventati tipo una sorta di verde tendente al blu elettrico, e insomma non, per il momento non me li vedo addosso assolutamente, per il momento no, poi magari più là, non lo so, in estate con una coda, boh, non lo so, per il momento li lascio così, li lascio nella bustina. E niente, questi su AliExpress mi sembra 1,50 euro. Beh, 1,50 euro, se non mi piacciono li prendo e li lancio, anche se uno spreco, però sinceramente non avrei mai acquistato degli orecchini che costano 950 euro, no, assolutamente.
E niente ragazzi, questi erano i miei acquisti e spero che questo video non sia stato troppo lungo. Io vi saluto, non so quando mi rivedrete su questi schermi. Vabbè, il prossimo video sicuramente, perché mo ne registro subito un altro inerente agli smalti semipermanenti. Questo tra l'altro è uno degli smalti semipermanenti che ho acquistato sul sito Gamax, che per chi è allergico al nickel, il Gamax è proprio una garanzia, perché non mi escono più bolle, non mi irrita, cioè sono davvero degli ottimi smalti. E niente, ora registro quello e poi non so quando mi vedrete nuovamente su questi schermi. Un bacione, scusate le tante chiacchiere, a presto, ciao!